Buonasera a tutti. Eccoci qua un'altra volta per un altro incontro molto interessante di cui ci parlerà Michela, l'autrice del libro Il convento della discordia di cui abbiamo parlato lo scorso incontro, e ci parlerà di una guerra intercorsa tra Ferrara e Venezia, giusto? Giusto, Michela? Esattamente. Tra il 1482 e il 1484, che coinvolse anche le città di Reggio e di Parma. Io di questa parte di storia so pochissimo, anzi direi niente, per cui sono molto curiosa di sentire questa storia che ci narrerà adesso Michela. Io adesso mi tolgo, metto il castello di Ferrara. Le lascio a lei Oh. Ben ovviamente la parola. trovati a tutti quanti. Allora, la guerra di cui vi parlerò oggi è chiamata Guerra di Ferrara o Guerra del Sale, ma io mi concentrerò non tanto sul conflitto in generale che ha coinvolto tantissime parti, ha visto molte battaglie, molti scontri e rischierebbe di essere un po' un elenco di battaglie piuttosto noioso. Ho deciso quindi di concentrarmi su come Reggio Emilia ha vissuto questa guerra, quali sono stati i pericoli che ha corso e come sono andate le cose qui, che abbiamo la fortuna di sapere in parte tramite delle cronache scritte pochi decenni dopo i fatti, in parte conosciamo anche grazie alle lettere che Paolo Antonio Trotti, il commissario e governatore inviato da Ferrara appunto a gestire la situazione a Reggio, scrisse al duca. Le lettere comunque non sono complete, ci sono a volte dei buchi temporali molto consistenti, ad esempio da un 24 marzo si passa al 28 aprile e sicuramente il Trotti avrà scritto altre lettere in quel periodo, ma non ci sono arrivate, e poi anche alcune lettere sono state consumate dal tempo e di conseguenza non ci sono arrivate complete. Però prima cerchiamo un po' di capire qual è la situazione? Com'è la situazione in Italia nel 1482? Chi è che c'è al potere e dove? Innanzitutto, Papa a quei tempi era Sisto IV, ossia Francesco della Rovere, diventato Papa nel 1471, quindi erano già oltre 11 anni che era al governo della Chiesa. E un po' come tutti i papi dell'epoca, naturalmente iniziò a elargire cariche, titoli e favori ai nipoti. Il più famoso tra tutti è suo nipote Giuliano, che fu cardinale di San Pietro in Vincoli e che qualche anno dopo diventò Papa Giulio II. L'altro nipote ben fortunato fu invece il figlio della sorella Bianca, sposata a Paolo Riario, e quindi il nipote fu Girolamo Riario. Lui, in un primo momento, doveva sposare Costanza Fogliani Sforza, una reggiana. Come mai? Chi era questa reggiana? Beh, era la figlia di Corrado Fogliani Sforza, che a sua volta era figlio di una delle amanti di Muzio Attendolo Sforza, il grande condottiero dei Visconti, che poi accrebbe tanto di fama e importanza alla sua famiglia che il figlio Francesco divenne poi duca di Milano. Quindi Francesco Sforza e questo Corrado Fogliani erano fratelli uterini e Corrado combatté e militò molto a lungo al servizio di questo fratellastro, tanto che poté fregiarsi del cognome Sforza da aggiungere al proprio, e così
nacque il ramo Fogliani Sforza, che tuttora è vivo. E non era cosa rara per quei tempi che quando un sovrano, un signore importante, fosse molto soddisfatto dei servigi dati da un condottiero, gli concedesse appunto l'onore di aggiungere il proprio cognome al suo. Un altro esempio che abbiamo qui in zona è quello dei Pio di Carpi, che servirono molto bene i duchi di Savoia e quindi da lì iniziarono a chiamarsi Pio di Savoia di Carpi. Non so se qualcun altro si fosse chiesto come mai i Pio di Savoia fossero a Carpi. Io le prime volte che incontravo il loro nome rimanevo un po' perplessa e quindi ero andata a cercare di capire da dove venisse questo Savoia e ho scoperto che appunto Anch'io uno me di lo loro. sono chiesto per il Pio perché erano di Savoia. Credevo che fossero proprio del ramo di Savoia, invece, come hai detto tu. Qualche decennio prima, rispetto ai fatti che affronteremo oggi, c'era stata appunto questa militanza dei Pio a favore dei Savoia, tra l'altro contro il Duca d'Este, e da lì appunto avevano acquisito il doppio cognome. Quindi, dicevo, Girolamo Riario, nipote del Papa, Sisto IV, avrebbe dovuto sposare Costanza Fogliani Sforza, figlia di Corrado, e di una Gabriella Gonzaga, a sua volta figlia illegittima del marchese di Mantova. Ma siamo in questo caso nel 1472, Costanza ha solo 12 anni, e quindi sua madre Gabriella pretende giustamente che non venga violata la tradizione secondo la quale se la moglie ha meno di 14 anni si aspetti il compimento del 14° anno per consumare il matrimonio. Perché all'epoca l'età, diciamo, legale era i 14 anni per le donne. È solo che Girolamo Riario non vuole aspettare questi 2 anni. E quindi alla fine rinuncia al matrimonio con Costanza per andare a sposare Caterina Sforza. Quindi lui si sistema in questo modo e ottiene, anche grazie a questo matrimonio, Imola in feudo, la signoria su Imola, e poi successivamente si impadronisce anche di Forlì. È quindi un uomo molto ambizioso e ve ne ho parlato perché appunto tra poco lo rivedremo. Quindi, ricapitolando, abbiamo da una parte Papa Sisto IV. A Milano c'è come duca nel 1482 Gian Galeazzo, ma di fatto, come sappiamo bene, era Ludovico il Moro a comandare. E a Firenze c'è invece il famoso Lorenzo il Magnifico. A Ferrara invece chi c'era in quel momento? Era duca anche lui già ormai da una decina d'anni, Ercole d'Este. Ercole fu di fatto il primo figlio legittimo di Niccolò III, primo figlio maschio legittimo, perché dalle due mogli precedenti Niccolò III d'Este aveva avuto soltanto figlie femmine. I figli maschi li aveva avuti tutti fuori dal matrimonio. Invece, finalmente, con la terza moglie, Ricciarda di Saluzzo, riesce ad avere due figli maschi. Il primo, appunto, è Ercole, nato nel 1431, e l'altro, invece, è Sigismondo, che ebbe poi il feudo di Castellarano e San Martino, che adesso noi chiamiamo in Rio, all'epoca era San Martino d'Este, e dando quindi origine al casato degli Este San Martino. Niccolò III, appunto, aveva avuto tantissimi figli illegittimi, così tanti che
All'epoca nacque questo motto arrivato fino ai nostri giorni che Di là recita: e di di qua. qua, di là, siamo tutti figli di Nicolò. Dal Po siamo tutti figli di Nicolò. Di qua e di là dal Po sono tutti figli di Niccolò. Tra l'altro, anche a Reggio c'è stato un suo figlio illegittimo che divenne pittore, fu poi anche pittore a Ferrara e presso la corte dei Visconti, però di questo personaggio magari parliamo un'altra volta. E quindi, alla morte di Niccolò III, visto che Ercole, il primo figlio legittimo, aveva solo 10 anni, era il 1441, appunto a Niccolò successe invece il figlio Leonello, che a sua volta morì più tardi, nel 1450, credo. Non voglio Io ho la fissa di dire le date, ma poi ho la paura di sbagliarle, è un po' un problema. Vabbè. E alla morte di Lionello divenne marchese, perché all'epoca il titolo era marchese di Ferrara, Borso d'Este, che lui invece fece elevare la città al rango di ducato. Borso d'Este non aveva figli, ma designò fin da subito, praticamente in massima segretezza per evitare cospirazioni, complotti, all'interno appunto della corte, designò come proprio erede appunto Ercole, che si dimostrò anche estremamente fedele. Nel 1468, infatti, Galeazzo Maria Sforza di Milano e Pietro de' Medici, Piero e Pietro sono lo stesso nome, di fatto. Piero de' Medici, di Firenze, avevano deciso che volevano liberarsi di Borso d'Este. E per farlo avevano coinvolto nel complotto anche Luigi Pio, Gian Ludovico Pio di Carpi. Adesso la faccenda si fa complicata con le parentele. Perché coinvolgono Giovanni Ludovico, che poi in realtà coinvolgono anche un po' tutti i suoi fratelli, ma lui è, diciamo, l'aprifila. Innanzitutto, lui è imparentato con gli Este, perché suo padre è Galasso Pio, ma sua madre è Margherita d'Este, un'altra delle varie figlie di Niccolò III. Quindi, di fatto, nipote sia di Borso che di Ercole. Aveva sposato Giovanni Ludovico una Orsini, sorella della moglie di Lorenzo il Magnifico, quindi non risultava sospetto se Piero de' Medici, se Firenze mandasse delle lettere, degli emissari a Carpia a contattare questo Gian Ludovico, perché erano comunque imparentati. Di fatto lui e Lorenzo il Magnifico erano cognati, quindi questo serviva un po' per la segretezza di questa cospirazione. Ed essendo lui appunto nipote di fatto di Ercole, poteva avvicinarlo. Perché? Perché il duca di Milano e Piero de' Medici volevano liberarsi di Borso mettendogli contro Ercole. Ercole dapprima finge di essere d'accordo con questo piano, ma rivela tutto quanto a Borso e quindi la congiura viene sventata. Anche su questa ci sarebbe da raccontare parecchio, ma non è l'argomento della serata. Magari ce lo teniamo per una prossima volta. Quindi questo mi sembrava comunque interessante dirlo per presentarvi un po' Ercole, il duca che appunto governa su Ferrara, Reggio e Modena in questi anni.
attimo. Dunque, come scoppia questa guerra tra Ferrara e Venezia? Di fatto, la colpa oggigiorno viene attribuita principalmente a Girolamo Riario, con la sua ambizione di voler acquisire nuovi feudi, sperava di guadagnarci qualcosa nel mettere appunto Venezia e Ferrara l'una contro l'altra. Non sarebbe stata comunque una gran novità questa, perché comunque Venezia e Ferrara spesso avevano combattuto per le terre attorno al Po, di fatto in particolare per Rovigo e la zona del Polesine. Gli autori antichi attribuiscono varie cause a questa guerra. C'è chi dice che i veneziani si sdegnarono perché il duca non concesse loro di far transitare delle truppe attraverso il territorio estense per raggiungere Milano e Parma soprattutto. Ci sono altri che raccontano sia tutta colpa di un giudice veneziano, un tale Contarini, Giovanni Contarini, che esercitava la professione a Ferrara e che un giorno imprigionò un prete, e i preti non potevano essere giudicati dai giudici comuni, doveva essere un tribunale ecclesiastico a processarli. E quindi il vescovo di Ferrara va da questo Contarini a dirgli: no, devi consegnarci questo prete che tieni prigioniero perché non è affar tuo, è affar nostro. Il veneziano non obbedisce a quest'ordine, quindi viene scomunicato e allora se ne torna a Venezia dicendo di essere stato scacciato da Ferrara e aizzando appunto la Serenissima contro gli Este. Altri ancora invece raccontano che fu perché Ferrara costruì delle fortificazioni ai confini. Ma la ragione comunque più plausibile è quella legata al sale. Il sale, come saprete, in passato era una risorsa preziosissima, fin dai tempi dei Romani, dove i legionari venivano pagati con il sale, da cui il termine salario, e serviva non tanto come condimento, quanto proprio per la conservazione dei cibi. E quindi i governi dei vari stati si garantivano il monopolio sul sale, sulla vendita del sale all'interno dei loro territori. Riuscire Se ad avere. posso fare una parentesi, mi ha fatto venire in mente il sale perché quando ho finito il corso di genealogia storica ci hanno fatto fare un giro nella parte dell'archivio che è preclusa al pubblico e c'è una bellissima, forse ne sai e ce lo racconterai in un altro incontro, di una diatriba che durò tantissimo quando vi fu la devoluzione di Ferrara tra lo Stato Estense e lo Stato della Chiesa per le valli di Comacchio, perché c'è questa bellissima cartina, giusto appunto perché c'era la questione del sale e di tutte queste valli che producevano il sale. Casomai anche questo è un argomento che possiamo tenere per un altro incontro. Prego. Esatto, Ferrara aveva le saline di Comacchio ed è stato un costante problema. Da una parte una costante fo fonte di ricchezza, dall'altra anche ovviamente un problema, un po' come il petrolio ai giorni nostri, si potrebbe dire.
Ad esempio, anche nel 1510, in quel caso il duca Alfonso I si ritrovò in guerra a causa delle saline di Comacchio, perché lui voleva continuare a produrre sale lì come ormai facevano da decenni, e Papa Giulio II, invece, dal momento che si era appena rimpadronito di Cervia, voleva vietare la produzione di sale a Comacchio, per di fatto essere lui l'unico a possedere una salina, quella di Cervia, e quindi avere il controllo totale non solo sul sale, ma anche sul prezzo di vendita. E appunto già all'epoca, nel 1510, iniziarono l'Este e la Chiesa a discutere circa di chi fosse feudo Comacchio, fosse un feudo ecclesiastico o un feudo imperiale, perché il duca Alfonso diceva: no, ma Comacchio è un feudo imperiale, quindi io posso farci quello che voglio, mentre il papa Giulio II gli diceva: no, Comacchio è un feudo della Chiesa, quindi se io ti dico che non devi produrre sale lì, non devi farlo. E da lì, altra guerra durata anni e anni. Tornando alla nostra guerra, quindi, era chiaro che Venezia vedesse in questa produzione di sale a Comacchio una minaccia per la propria economia e anche la propria produzione. E quindi scoppia questa guerra. Ma com'è che ci arriva questa guerra a Reggio esattamente? Beh, innanzitutto bisogna dire che, sebbene le due contendenti fossero Venezia e Ferrara, ci sono anche molti altri che si schierano. Venezia è sostenuta dal Papa Sisto IV, dalla Repubblica di Genova e da Bonifacio III del Monferrato. Invece il duca Ercole mobilita un po' tutta quanta la famiglia. Perché? Tra i suoi alleati, innanzitutto, abbiamo suo suocero Ferdinando I, re di Napoli. Ercole, infatti, aveva sposato Eleonora d'Aragona e quindi il re di Napoli era suo suocero. Poi, mobilita. Ludovico il Moro, di fatto duca di Milano, anche se lui era de facto non de jure ancora, però c'era lui che era già stato promesso a Beatrice d'Este, la prima figlia, la seconda figlia di Ercole. Viene quindi mobilitato anche Federico I Gonzaga, marchese di Mantova, che era il padre invece del promesso sposo di Isabella, altra figlia appunto di Ercole. Poi c'è Giovanni I, Giovanni II Bentivoglio di Bologna, il cui figlio Annibale II era invece già sposato ormai con Lucrezia, la prima figlia, lei illegittima, sempre di Ercole. Quindi i matrimoni, come vedete, avevano davvero una valenza forte, un peso politico di importanza, visto che Ercole di fatto riesce a trascinare in guerra un po' tutta la famiglia. E poi invece, che è strano, io mi sono chiesto un po' come mai sia finito lì in mezzo. Ci troviamo anche Federico Montefeltro, il duca d'Urbino. A me è sembrato un po', diciamo, strana la sua presenza, per il fatto che sua figlia Giovanna fosse già sposata con un altro nipote del Papa, quindi al più l'avrei visto allineato dall'altra parte. Però invece era lì con Lucrezia.
la nostra Ferrara. Ludovico il Moro, comunque, oltre appunto a questo legame di prossima parentela con Ercole I, aveva anche un altro motivo per avercela con i veneziani. E qui dobbiamo fare un passo indietro di qualche mese e andare a Parma. Parma all'epoca rientrava all'interno del territorio del Ducato di Milano, quindi quello che accadeva lì. Se noi pensiamo alle famiglie nobili di Parma più famose, ed escludiamo i Farnese che diventeranno potenti qualche decennio più tardi, i primi cognomi che ci vengono in mente sono quelli dei Rossi, dei Pallavicini e dei San Vitale. Erano appunto tre delle famiglie più importanti di Parma, ricche di feudi in tutta la zona della Campania, del Contado, come veniva chiamato all'epoca. In più c'erano i da Correggio, non il ramo effettivo dei signori di Correggio, avevano anche loro altri feudi lì nel Parmense, però c'era anche questa famiglia. I Rossi, grazie a Pier Maria Rossi, che noi soprattutto ricordiamo per il castello di Torre Chiara e il castello di Rocca Bianca, perché fu lui a costruirli Ho per la sua trovato amante. solo La residenza questo. invernale era residenza estiva Ora ho e era trovato diventato che estremamente potente a ho Parma. trovato solo questo ritratto di Pier Maria Rossi e basta. Prego. Michela? Michela? Sentalo. Michela? Va benissimo. E Pier Maria. Pier Maria era appunto sì. Pier Maria era diventato da prima molto amico di Francesco Sforza. E poi anche di. Sì, io ci sono. Mi senti? Io ti sento. Scusate un attimo, problemi tecnici Sentiamo. di linea. Proviamo a vedere se si riesce a ricollegare. Ecco, sembra di sì. Prego, Michela. Ci siamo. Fino a che punto avete sentito? Fino a Pier Maria. Basta. L'ho detto un sacco di volte, Pier Maria. Sì. Però non ci hai spiegato chi era, eccetera. Che
che è famoso ai nostri giorni soprattutto per Torre Chiara e Rocca Bianca, l'avete sentito? No. Ok. Pier Maria Rossi, in realtà Pier Maria II Rossi, era ai nostri giorni è famoso, per così dire, soprattutto perché fu lui a costruire i castelli di Torre Chiara e Rocca Bianca, che costruì principalmente per la propria amante, tra la residenza estiva e la residenza invernale, per lei. E quindi noi lo sentiamo nominare quando parliamo di questi castelli. Lui all'epoca in cui visse fu un uomo molto potente perché appunto amico dei duchi di Milano, in particolare prima di Francesco Sforza e poi di suo figlio Galeazzo Maria. Ma morto Galeazzo Maria, per quanto lui continuò ad essere uno dei di Parma, ma anche dello stesso ducato, perché fece parte del triumvirato che doveva consigliare nell'emergenza Bona, di Savoia, vedova appunto di Galeazzo Maria, e il suo figlio eletto, Gian Galeazzo, che era appunto troppo piccolo per Pier Maria continuò quindi questa ascesa al potere finché le tre famiglie di cui vi dicevo prima, Cinzale, Correggio, non ci darsi tre due, iniziare a cercare modi per colpire i rossi e diminuirne il potere. E si formarono di fatto due fazioni che durarono decenni. Che sono in un appunto da una parte Rossi, dall'altra le tre parti. Perché di fatto tre parti che avrebbero dovuto essere in conflitto per il potere si erano unite tutte assieme contro i Rossi. E riescono i Pallavicini, in particolare, a entrare nelle grazie di Ludovico il Moro. E quindi c'è un rovesciamento di potere a Parma. Tutti i privilegi, gli onori che erano di fatto sono ai Pallavicini. Pallavicino diventa governatore di Parma e vengono estromessi dal consiglio. Maria, che aveva un posto generale il suo fare a San Secondo, io tra l'altro vi consiglio di andare a vedere la Rocca di De Rossi di San Secondo quando è aperta, perché è veramente molto bella, gli affreschi stupendi. Sì, io l'ho vista, è molto bella. Sì, l'ho vista, è molto bella. E quindi Pier Maria decide di reagire. Non vuole stare lì a vedersi sottrarre terre feudi. In particolare, la goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata quando Ludovico il Moro aveva permesso a Pallavicino Pallavicini di acquistare dei terreni confinanti con Rocca Bianca. Per Pier Maria questo era un affronto intollerabile, il fatto di trovarsi Pallavicini come vicini di casa, e degli abitanti di queste terre le abbandonarono per trasferirsi appunto a Rocca Bianca da lui. Sono cose che per la nostra epoca facciamo fatica a capire. Però comunque la devozione per il Signore locale era qualcosa di molto forte. Quindi Pier Maria decide che però lui, per quanto sia capo di
una famiglia potente per quanto abbia numerosi castelli, perché, come vi ho già citato, i due costruiti per la amante, vi ho citato quello principale della sua famiglia, ma non erano i soli. Aveva combattuto pochi anni prima per il controllo di Noceto, aveva anche il castello di Felina, quindi erano feudi sparsi un po' per tutto il piano e i monti di Parma. E, però appunto si rende conto che ha bisogno di alleati e lui va a cercare questi alleati proprio nei veneziani, che gli riescono a mandare parecchio denaro per sostenere questa rivolta, però non riescono a mandare materialmente delle truppe. E quindi nasce, si intersecano qui le guerre di Ferrara e quella dei Rossi, rivolta con il Ducato di Milano. I veneziani appunto avevano accettato di sostenere Pier Maria in questa guerra anche per aprire un fronte secondario su cui tenere il Ducato d'Este impegnato, perché appunto Parma confina con Reggio e Reggio era Ducato estense. In quel periodo, tra l'altro, il governatore era Sigismondo d'Este, quindi il fratello di Ercole, che si sentiva molto più al sicuro qui che a Ferrara e aveva trasferito praticamente quasi tutto il proprio tesoro qui a Reggio e si trova invece di fronte ad aver aperto quest'altro fronte. E com'è che arriva appunto la guerra qui ai confini? Di fatto Pier Maria aveva intessuto una lunga resistenza e anche appunto su questa guerra dei Rossi ci sarebbe da aprire tutto un capitolo a parte, perché vediamo delle cose a cui non siamo abituati noi moderni a pensare, soprattutto perché la nostra idea del Rinascimento è comunque un'idea dove, per esempio, le donne sono relegate in casa. Qui nella guerra dei Rossi invece le vediamo proprio scendere in campo. Da una parte c'è questa Donella Rossi, che però ha sposato un San Vitale e quindi combatte contro i propri parenti, difende il castello che di fatto le è stato affidato dal marito e arriva addirittura ad uccidere con un colpo d'archibugio un proprio cugino, Amurate Torelli, che appunto militava per i Rossi. Ma anche i Rossi hanno delle donne guerriere, in particolare c'è questa Ambrosina, la moglie di Guido Rossi, il figlio prediletto di Pier Maria, la quale si ritrova a difendere il castello, in particolare di Torre Chiara. Cercano di minacciarla dicendo che uccideranno i suoi figli se lei non si arrende, ma lei continua la sua difesa. Poi successivamente, anche quando si ritrova appunto a lasciare il castello di Torre Chiara e a raggiungere il marito, ci sarà lui che cercherà comunque di andarla avanti con uno stratagemma per impadronirsi del castello di Guardasone, che era dei fratelli di lei. Ambrosina era un'Ambrosina Borromeo, i suoi fratelli erano i signori di Guardasone, quindi lei viene mandata con l'intento di provare a convincerli che lei fosse scappata dal marito e che quindi cercava rifugio lì. In realtà l'idea era poi di aprire le porte ai Rossi e farli entrare. I suoi fratelli si vede che la conoscevano bene, sono avveduti e non ci cascano.
E quindi queste vicende della guerra dei Rossi possono essere molto interessanti. Ma quello che ci interessa a noi soprattutto è il fatto che Pier Maria di fatto muore il 1 settembre del 1482, la guerra viene portata avanti da suo figlio Guido, che riceve l'aiuto in nome appunto dei veneziani dei Torelli di Monte Chiarugolo, in particolare del protonotaro Guido Torelli. Se ogni tanto mi sentirete dire Torello, è uguale. Io ormai mi sono abbastanza adeguata al linguaggio dei documenti, dove declinavano il numero e il genere del cognome. Di conseguenza, quando parlano solamente di un Torello, in questo caso Guido, mettono Guido Torello. Se invece parlano della famiglia in generale, dicono i Torelli. E io ormai ho preso questa abitudine, quindi uso in maniera intercambiabile Torelli e Torello. Spero di non farvi confusione in questo. E Guido Torelli, Torello, era protonotaro. Cosa significa? Che cos'è un protonotaro? Era una delle cariche, appunto, notarili amministrative più alte all'interno della Chiesa. Erano in totale 7 protonotari in carica per volta e avevano appunto il compito di redigere gli atti apostolici. Quindi, questo fatto che ce ne sono 7 in tutto il mondo dovrebbe aiutare un po' a farsi un'idea di quanto questo Guido Torelli fosse. Anche in compagnia di Giacomo Rossi, un altro dei figli di Pier Maria, arriva a Montecchio e la occupa. Ha preso in precedenza contatti con l'arciprete del luogo, che lo aiuta appunto ad entrare dentro Montecchio e conquistarla. Ma Montecchio non era in territorio parmense, come si può pensare, perché uno dice: ok, i Torelli vengono mandati ad aiutare i Rossi stanno combattendo contro Parma, la cosa più logica sarebbe conquistare dei castelli appartenenti a Parma. No, Montecchio era già nel ducato estense. E qui quindi si apre quel fronte che i veneziani volevano sfruttare per e qui incrociamo un po' quello che è uno dei fatti, il fatto che ho messo al centro del prologo del mio romanzo, quindi forse se qualcuno di voi aveva sentito anche la presentazione, i fatti che adesso sto per dire li avrà già sentiti, perdonatemi, ma andiamo velocemente. Il Reggiani, saputo che Montecchio è stata appunto occupata, si preoccupano innanzitutto di Cavriago e decidono di mandare dei soldati per custodire questa città. L'epoca Cavriago era una situazione un po' ibrida, particolare, nel senso che non era un feudo, quindi non aveva un proprio signore e non era neanche proprio nella giurisdizione di Reggio, non era una villa di Reggio, aveva un suo comune, una sua comunità, e quindi
anche se rientrava sì nel territorio del contado reggiano, aveva una certa indipendenza. Comunque i reggiani decidono di mandare questi soldati per proteggerla, ma appena i soldati sono per strada scoppia un qualche parapiglia tra di loro e di fatto si fermano, rientrano in città senza aver concluso nulla, e con Giacomo Zoboli ferito a un braccio. Giacomo Zoboli apparteneva a una delle famiglie più ricche e importanti della città. Il suo fratello più importante, Filippo, era vescovo di Comacchio, quindi tutti un po' questi punti che ritornano. E di conseguenza, mentre Cavriago il 1° dicembre decide di offrirsi spontaneamente al protonotario, quindi gli apre le porte e si lascia occupare da lui, Reggio è attraversata da dei problemi interni, dati proprio da questo ferimento subito da Giacomo Zoboli. Il vescovo di Reggio, buon Francesco Arlotti, cerca di tenere gli animi calmi, fa giurare agli Zoboli davanti a tutta quanta la città che non cercheranno vendetta. Però questo Giacomo era consigliere del re di Napoli, suo fratello appunto era un vescovo, quindi non potevano rimanere così impassibili di fronte a un'offesa come quella di una ferita. E quindi con 150 uomini armati si mettono a percorrere le strade della città, arrivano fino in piazza, poi per fortuna non succede nulla di che, ma tanto basta per mettere in allarme gli altri cittadini reggiani, anche perché le amicizie di Andrea Zoboli, un altro dei fratelli di Giacomo, non erano proprio ben chiare. Lui evidentemente era amico De Rossi, ma in quel periodo aveva avuto qualche attrito con loro, perché gli stessi Rossi lo avevano imprigionato a Basilica Nova, un altro dei loro feudi, con l'accusa di tradimento. Poi evidentemente risolvono abbastanza la cosa tra di loro, perché torna in città e vedremo più avanti essere lui molto amico di questo protonotaro Torelli. Quindi forse anche un po' con il sospetto che gli Zoboli vogliano tradire Reggio, vogliono in un qualche modo avvicinarsi al protonotaro o ai Rossi, di fatto le famiglie fedeli e leali al Duca, in particolare i Conti Bebbi, i Malaguzzi e i Fontanelli, radunano a loro volta dei soldati e danno un assalto a Palazzo Zoboli. Risultano un 380 tra morti e feriti e devono intervenire i soldati di Bologna e Pistoia, che stavano alloggiando in città di fatto per proteggere Reggio dalla guerra, e si trovano invece a dover dividere i cittadini stessi. Questo avviene l'11 dicembre, deve essere stato proprio un bell'inizio col botto, come si usa dire adesso, per Paolo Antonio Trotti, arrivato lì solamente il 6 dicembre per appunto svolgere le funzioni di commissario. I commissari di fatto venivano mandati
in periodi particolari con poteri speciali, appunto, di difesa e giustizia nelle varie città o regioni. Qui iniziamo un po' con questi aneddoti che ho trovato e, beh, dato l'orario, vi racconto un po' così in modo sparso. Innanzitutto a me ha fatto sorridere fin da subito la prima lettera del Trotti che dice che è arrivato a Reggio con un giorno di ritardo rispetto al suo previsto perché i muli con i bagagli sono stati più lenti e quindi non ha fatto in tempo a mantenere la tabella di marcia. E si ritrova appunto un po' una città in situazione precaria, sia per gli equilibri interni, sia per queste minacce esterne. Controlla innanzitutto come è messa la cittadella dove lui va a loggiare. E nota che di soldati è abbastanza ben fornita, che sono comunque tutti in ordine, precisi. Quello che mancano sono le artiglierie, le munizioni e la polvere da sparo, perché sono stati spesso chiesti a Reggio e Brescia da spostare in altri castelli, in altre fortificazioni del Ducato e poi mai restituite, e quindi la cittadella di Reggio si trova sguarnita da questo punto di vista. Poi c'è anche il problema di come pagare i soldati. E lui nota che il capitano della cittadella che dovrebbe guadagnare 50 al mese si è già abbassato lo stipendio a 25 e comunque non saltano ben fuori i soldi per arruolare altri fanti per difendere la città. E di fatto le compagnie che in quel momento alloggiano appunto a Reggio sono questi 200 fanti da Pistoia, i soldati di Borso da Correggio, che quindi poi fanno anche un po' la spola col Principato di Correggio, perché lui governava lì e quindi doveva difendere anche casa sua, e poi dei bolognesi in parte guidati anche da Niccolò Rangone, che era un modenese. Angela, non so se lo conosci un po'. Se non Nicolò, proprio comunque No, Rangoni in generale. la famiglia sì, a Modena si dice anche te hai la borsa dei Rangoni, significa avere dei soldi. C'è questo detto. Loro Perché erano di quelli. era una famiglia molto potente e tuttora c'è rimasto questo detto. Infatti. I Rangoni erano anche loro di quelli che avevano parecchi feudi. Il più famoso è quello di Spilimberto, però c'è Castelnuovo Rangone in provincia di Modena, quindi già lì vedete con il cognome è rimasto. Poi avevano Livizzano, Castelvetro. E un posto per me misterioso, Castel Crescente, che mi pare di aver capito non esista più, però questo nome è bellissimo. Ci guardo. Comunque, questo Niccolò Rangoni dava le truppe bolognesi perché aveva sposato Bianca Bentivoglio, figlia lei di Giovanni II, e quindi aveva avuto un po' la carriera militare facilitata, ecco.
Ci sono degli scontri qui a Reggio, in realtà sempre fuori delle mura, per fortuna. Inizialmente il luogo che il Torello cerca di espugnare e i reggiani cercano con tutte le loro forze di proteggere è una fortificazione che adesso non c'è più, ma che si chiamava Torre del Vescovo. Ed era sulla Via Emilia, appunto, nella direzione di Parma, viene detto distante 3 miglia, è nella zona che noi adesso chiamiamo Cella. Non so bene quanto avete presente la toponomastica un po' qui di Reggio, la geografia, però appunto era poco distante da Reggio sulla Via Emilia verso Parma. Questa torre del Vescovo diventa un posto attorno a cui si combatte adesso, perché, come dice il Trotti, finché quella fortificazione resta in mano ai reggiani, per il Torello è impossibile porre un assedio alla città. La fortificazione alle spalle e si ritroverebbe quindi accerchiato dai nemici. Quindi da una parte c'è il Torello che vuole espugnarla ad ogni costo per poter quindi muovere guerra verso la città e reggiani che la difendono strenuamente. Il giorno di Natale addirittura c'è uno scontro e il fratello del signore di Correggio viene anche preso prigioniero, però comunque Torre del Vescovo resiste. In particolare questi giorni a cavallo tra dicembre del 1482 e il gennaio del 1483 sono quelli più feroci e di maggior fermento. Addirittura i Torelli riescono ad arrivare nella zona di Sesso, un altro dei paesini qui nella provincia di Reggio, e, però anche lì Borso da Correggio riesce a scoprire la loro presenza e li va a da affrontare. Quando si ritrova questi parmimensi che fingono di essere veneziani, non so se speravano di essere trattati meglio o cosa, ma alla fine vengono o presi prigionieri o scacciati o uccisi, naturalmente. È una battaglia. Ok, sto guardando un attimo l'ora. Finito appunto questo periodo un po' turbolento, di fatto Reggio da una parte e dall'altra Montecchio e Cavriago si guardano con perenne sospetto, senza comunque più muovere le armi gli uni verso gli altri. Sebbene gli abitanti di Montecchio, almeno parte di loro, non sopportassero proprio il Torello. Più di una volta cercano di fare delle spedizioni interne per scacciar via. In particolare ne viene raccontata una in cui viene detto che il Torello era appunto stato a saccheggiare, ad ardere posti vicino a Cariago, rompere i mulini a San Polo. Poi se ne torna a Montecchio e lì scopre questa congiura che aveva coinvolto 20 uomini che volevano farlo fuori e lui li sbatte tutti in prigione. Poi ne scopre degli altri, arresta anche loro, vorrebbe mandare tutti quanti a morte, ma si rende conto che gli animi del popolo potrebbero essere in rivolta contro di lui e quindi cerca un po' di riabilitare la propria immagine
graziando tutti i prigionieri e lasciandoli andare. Però questo non basta. I Montechiesi continuano a cercare di liberarsi di lui e iniziano a contattare il Trotti, Reggio Emilia e di fatto il Duca in un modo o nell'altro. Il primo racconto che abbiamo di questi tentativi di cospirazione è quello che vede Pietro Bebbi presentarsi dal commissario Trotti e dice: "Guarda, io ho un amico di Montecchio che mi ha chiesto se nel caso appunto si liberasse la Rocca, si facesse a pezzi il protonotaro e si offrisse Montecchio al Duca ad Este, se lui l'accetterebbe." Io gli ho detto che secondo me no, non lo farebbe, però cosa gli devo rispondere? Trotti dice appunto: "No, no, in questo momento comunque la situazione della guerra in generale è ancora molto delicata, quindi non muoviamo niente." E questo Pietro Bebbi: "Ah beh, ma in realtà il mio amico ha detto che ormai è così avanti la congiura che non è che si possa fermare, sono già pronti 300 uomini." Però alla fine riescono a trattenerli dicendo appunto: "No, aspettate, aspettiamo che cosa dice il Duca", anche se la situazione inizia a farsi sempre più tesa, anche perché iniziano a circolare delle voci. Inizialmente sembrava che Ludovico il Moro dovesse appunto obbligare il Torello a restituire tutto quanto, e invece si inizia a dire che il Torello avrebbe approvato il possesso di Montecchio da parte del Torello e anche di Cavriago, poi vorrebbe dare al fratello del protonotaro addirittura Castelnuovo Sotto, adesso si chiama Castelnuovo Parmense, e lì addirittura il Trotti che non capisce cosa stia succedendo, perché dice: "Ma come? Ma Castelnuovo è ancora nostra, nessuno ha mai attaccato, eh? Un posto tranquillo, perché dovremmo mai cederlo a Marsilio Torelli?" E intanto anche lì a Castelnuovo c'era il podestà un pochino terrorizzato, perché era appena scampato da poco a un agguato e non si sa bene chi fossero gli autori di questo tentativo di uccisione del podestà di Castelnuovo. Si sa solo che agiscono quando si ha questa notizia che Ercole d'Este sia morto, cosa che non era vera, ma un po' per scoraggiare le truppe, un po' per mandare in confusione, Ercole primo d'Este veniva dato per morto ogni 2 o 3 giorni durante questa guerra. Alcuni anzi prima dicevano: "Ah, è impazzito", altri proprio: "È morto". E era vero che il duca non stava benissimo di salute, era costretto da una malattia a letto e le redini della guerra le teneva sua moglie Eleonora. Però a un certo punto bisogna anche mettere un po' a tacere queste voci della morte del duca, e quindi dapprima c'è Eleonora che invita tutti quanti i cittadini di Ferrara che lo vogliano a entrare dentro il palazzo, entrare dentro la camera da letto del duca per vedere che è effettivamente ancora vivo, e quindi c'è tutto questo visite e pellegrinaggio per vedere il duca. E poi quando inizia a star meglio, il duca si sposta, seppure in lettiga, anche a Modena e poi a Reggio per far vedere che effettivamente è ancora
vivo e nel suo soggiorno qui a Reggio ne approfitta per nominare cavaliere il conte Antonio Belbi, che aveva assunto 500 soldati da usare contro il Torelli e riuscire a mantenere 500 soldati per parecchi mesi era una spesa non indifferente. Ok, stringo un poco. Comunque, il Trotti, appunto col passare del tempo, si ritrova spesso contattato da gente che la vuole liberare. Lui ci racconta alcuni momenti, ad esempio quella volta in cui uno dei servitori, uno dei famigli del Torello si traveste per appunto non farsi riconoscere, arriva a Reggio, chiede udienza dal Trotti e gli dice: dai, adesso che il protonotaro andrà a Milano per qualche tempo, se tu mi presti qualche fante riusciamo a occupare la Rocca e liberare Montecchio. E il Trotti lì a dire: no, il Duca ha detto assolutamente che non ha intenzione di prendere parte a cospirazioni per riottenere Montecchio al momento. E poi un'altra volta si presenta uno spagnolo di nome Rodrigo, capo dei soldati, appunto del protonotaro, e anche lui che dice: dai, siamo riusciti d'accordo, se il Duca mi assume poi le sue dipendenze, vi aiuto io ad entrare a prendere Montecchio. Però anche in questo caso Trotti lo allontana, anche perché non si fida troppo di lui. E dice che ci sono due motivi per cui non si fida di questa proposta di Rodrigo. Il primo motivo è che è spagnolo. E quindi, conoscendo la natura degli spagnoli, non c'è da fidarsi. Il secondo è perché in realtà gli risulta che sto qui alle dipendenze del Torello stia molto bene, quindi non avrebbe motivo di tradirlo. Quindi probabilmente pensa sia stato il tentativo di una doppia trappola. E il Trotti comunque in cuor suo vorrebbe liberarsi del Torello, ormai non lo sopporta più, anche perché un altro dei momenti in cui ha iniziato un po' a temere nuovi assalti è quando scopre che un tale di Reggio, Simone da Torricella, assieme al figlio del conte Manfredi di Borzano, anche loro travestiti, erano andati a Montecchio a parlare con il protonotaro, non si sa di che, non si sa di cosa. E poi dopo poco tempo c'era appunto il protonotaro che voleva passare da Scandiano e anche lì il Trotti scrive a Matteo Maria Boiardi, il conte di Scandiano, per dirgli: non far passare il protonotaro da lì, da quelle parti, per favore. Il boiardo era anche lui malato in quel periodo, ma comunque molto, molto orgoglioso, gli rimanda indietro la lettera con sdegno, dicendo: come puoi dubitare dell'operato di mia moglie e della fedeltà di Scandiano? Sappiamo noi cosa fare, quindi lasciaci in pace. Pensa piuttosto a Borzano, che è qui vicino e potrebbe essere comodo per il Torelli. E quindi la situazione è un po' questa, molto dubbio, molto sospetto. Tra l'altro, il conte Manfredi di Borzano a un certo punto chiede un cannone per poter proteggere il castello da eventuali nemici.
Io non so bene se l'abbia detto con il tono di beh, se non vi fidate di noi, di Borzano, che ci sappiamo difendere dal torello, dateci un cannone, oppure se voleva essere un modo per cercare di sottrarre appunto artiglierie a Reggio da usare contro la città stessa. Fatto sta che il Trotti dice appunto no, non ne abbiamo e ne approfitta per ricordare a Luca che Reggio continua a non avere artiglieria e ne avrebbe bisogno. E sì, appunto, il Torelli non sta granché simpatico neanche al Trotti, infatti lo scopriamo in una lettera in cui scrive: ah, ho saputo che il protonotaro, assieme ad altri prelati del Parmense, andrà a Milano per festeggiare il cardinale Ascanio Sforza, che è appena stato nominato cardinale. Quindi ho scritto a mio fratello Giacomo, che sta lì a Milano, di cercare il modo di far arrestare il Torello e farlo impiccare come traditore. Oppure c'è quest'altra lettera che ho trovato per me molto simpatica, perché mi immagino appunto il Trotti un po' stressato da tutta la situazione, perché a noi purtroppo manca la lettera che gli inviò il Duca e a cui lui sta rispondendo, però possiamo immaginarne il contenuto in base alle sue parole. Immaginiamo che il Duca Ercole gli abbia scritto dicendo: ah, che da Milano ha avuto un po' delle informazioni per cercare di riconquistare Montecchio con un inganno. Tipo il Trotti è lì che inizia la lettera con: ma se io avessi saputo che voi eravate disposto a prendere Montecchio in questo modo, nonostante a voce e per lettere mi abbiate sempre detto il contrario, avrei cercato io delle cospirazioni, dei piani adatti per riuscire ad andare a conquistare Montecchio. Quindi io in questa lettera percepisco il Trotti un po' risentito, perché dice: ma come, mi hai sempre detto, dunque, mi avete sempre detto che non volevate prendere Montecchio, adesso ve ne uscite con una cospirazione che parte da chissà chi, e io ci faccio la figura magari dell'incapace perché non ho mai fatto nulla. Io non ho fatto mai nulla, non perché non ne fosse capace, ma perché pensavo che foste voi a non volere questo. Comunque, alla fine di tutto, finalmente nel 1485 riescono a rioccupare Montecchio. Tra l'altro, senza colpo ferire, perché il protonotaro, appena vede come si mette le cose, abbandona Montecchio e se ne va. E rioccupano anche Cavriago. E visto che comunque si ritrovano dei cittadini piuttosto sediziosi, considerando anche a chi avevano appunto tradito, consegnandosi spontaneamente al nemico, il duca decide di abbattere il castello, il palazzo di Cavriago, lo fa proprio smontare pezzo per pezzo. Ci sono quelli che all'epoca erano chiamati guastatori, appunto, che erano di fatto contadini chiamati appunto a fare queste opere di demolizione di castelli, di palazzi, e si portano quindi via mattoni, pietre, legname, ferro, N nulla viene sprecato, verrà tutto reimpiegato. E quindi ancora oggi Cavriago è senza castello, senza fortificazioni né nulla, proprio perché è stato tutto abbattuto in quel tempo. Dai, le ultime due cose, dico molto velocemente. Il Trotti si
ritrova a dover appunto gestire anche problemi interni alla città, come abbiamo visto inizialmente. I due momenti più particolari e difficili per lui sono uno nel 1483, nell'agosto, quando un tale Battista Tartaglia da Baiso cerca di istigare la montagna a non pagare le tasse. E quindi il Trotti manda 200 soldati sotto casa sua e di fatto trucidano questo Tartaglia assieme a due dei suoi figli. Il terzo figlio gli cavano un occhio e lo portano prigioniero a Reggio, ma non Oddio. sopravviva a lungo. E quindi lo vediamo, vediamo il Trotti usare questo pugno di ferro molto spietato verso il povero Montanaro che non era di fatto nessuno. Quando invece in città gli danno problemi i membri di famiglie importanti di un certo peso, il Trotti non sa bene come gestire la situazione senza correre il rischio di inimicarsi tutti i loro parenti e quindi inimicarsi tutta la classe dirigente della città. Allora, scrive Luca, facendo appunto presente che ci sono alcuni di questi uomini appartenenti alle migliori famiglie di Reggio, che però hanno queste compagnie di ribaldi con cui è bellissimo che usa questa espressione. Fanno invenzione di ogni sorta di delitto in ora e poi dice appunto che lui ogni tanto anche altri ufficiali hanno provato a tenerli calmi, a sedare le situazioni più critiche anche esponendosi loro stessi al pericolo, però qui bisogna far qualcosa di concreto e quindi manda al duca un elenco di 4-6 persone da convocare a Ferrara e chiuderle dentro un piede di torre, come si diceva all'epoca per definire le prigioni, così che finché loro sono lì prigionieri a Ferrara, lui può tranquillamente, nel caso ce ne sia bisogno, far ballare sulle forche gli altri. È l'espressione che risulta nella lettera ufficiale, far ballare sulle forche. E di questa gente che appunto lui indica al duca da arrestare, di alcuni ci dà qualche notizia in più particolare, ad esempio su questo Virginio Calcagni che dice ma cioè, è un uomo d'arme di vostra signoria, però quando a Ferrara ruba e poi scappa a Reggio a rifugiarsi, e poi dopo un po' inizia a rubare a Reggio e scappa a Ferrara a nascondersi lì. Quindi bisogna un attimo cercare di fare qualcosa. Poi denuncia anche quello che è il direttore del bordello. Il bordello era. Il Il bordello, bordello. sì, il bordello era comunque un'istituzione comunale, veniva anche assegnata alla direzione tramite gare d'appalto, e solo che lui ne ha approfittato del fatto che il bordello, tra l'altro, è proprio quasi sulla piazza principale per iniziare a trasformarne alcune stanze in un arsenale per poter avere sempre le armi a disposizione per armare i suoi soldati, i suoi compagni, con il rischio appunto di prendere la piazza. E quindi sì, il Trotti consiglia di trattenere un po' queste persone a Ferrara, almeno finché la guerra non sarà definitivamente chiusa. Già dalla primavera del 1484 si inizia a parlare un po' di pace.
Anche perché nel frattempo il Papa aveva abbandonato l'alleanza con Venezia ed era entrato anche lui nella Lega antiveneziana, quindi la Repubblica di Venezia era rimasta di fatto da sola, o quasi. E quindi c'è questa lettera che, del Protti, che ricorda al Duca che nei patti originali di fondazione della Lega antiveneziana c'era la clausola che non si potesse fare pace con Venezia se non veniva garantito che il Polesine di Rovigo restasse a Ferrara, e quindi gli dice: quando il Papa è venuto all'interno della nostra Lega deve aver sottoscritto anche quel paragrafo lì, quindi è arrivata una pace, signor Duca, faccia ben valere questo articolo. Comunque poi nell'agosto Papa Sisto IV muore, gli succede poi Innocenzo VIII e si arriva alla pace definitiva, chiamata la pace di Bagnolo perché appunto fu siglata in questo paese chiamato Bagnolo, nella zona, voglio dire, del Veneto. Potrei però un attimo confondermi, perché anche Bagnolo è uno di quei paesi in cui non credo sia Bagnolo Stabilito nemmeno. Bagnolo in provincia di Reggio. Quello è Bagnolo in Piano. Questo è Bagnolo San Vito che è verso il Modenese, e questo Bagnolo deve essere un altro ancora. Controllo un attimo gli appunti. Bagnolo è un po' come Castelnuovo, un nome che viene usato in continuazione per vari posti. Allora, C'è Bagnolo trovo. in Piano, Bagnolo San Vito, Bagnolo Mella, Bagnolo di Po, Bagnolo Cremasco e Bagnolo Piemonte. Allora, no, vabbè, mi ero segnato solo un Bagnolo, però sì, deve essere nella zona del Veneto. Forse Bagnolo Mella. No. Brescia. Però sì, credo che sia quello lì in provincia di Brescia. Tra l'altro, questa pace è stata rappresentata anche nella seconda stagione della serie dedicata ai Medici. Ah. Quella la terza. Sì. No, sì, nella seconda stagione della serie sui Medici. No, però scusa, questo avviene. Vabbè, che fanno un po' dei. La guerra di Di qua. Ferrara coinvolse anche Bagnolo per via del fortilizio che nel 1840, nel 1483 fu occupato dal duca di Calabria Alfonso di Aragona. E poi vi fu la cosiddetta pace di Bagnolo che pose termine al conflitto. Sì, è quello in provincia di Brescia, Michele. Io direi che ho anche sforato rispetto a quello che avevamo detto come tempi, quindi chiuderei qui. E noi non facciamo altro che ringraziarti perché da una grande guerra sei portato dentro alle mille guerre che succedevano intorno e dentro al ducato, con ovviamente tutti gli interessi, le congiure, le dinastie, i matrimoni, le genealogie, parenti che addirittura si combattevano fra parenti, che per noi, vabbè, per noi adesso è una cosa. Ci sembra una cosa strana, ma mica tanto, perché
Io lavorando come infermiera nelle strutture per anziani, ho visto delle scene che è meglio lasciare perdere, e per cui io non faccio altro che ringraziarti, anche perché questa storia a me era totalmente, e anche questi personaggi, va bene, certi più famosi, Ercole, Ludovico, il Moro, eccetera, erano totalmente sconosciuti e sarà per me motivo di anche per approfondirli perché io proprio non li conoscevo. E io non faccio altro che ringraziarti e ritieniti comunque invitata prossimamente, decideremo su che cosa parlare, su che cosa vorrai parlare, eccetera, perché è sempre interessante, perché siamo partiti da una grande guerra per arrivare dentro ai nostri territori, che poi io essendo di Modena, di Reggio, conosco ancora meno e non posso fare altro che ringraziarti. Grazie per la Prego, Michela. Ma ospitalità. Grazie a te per l'ospitalità qui sul canale. ritieniti sempre un ospite ben gradita e sarai sfruttata, non ti preoccupare. E io adesso vi invito al prossimo incontro che ci sarà il 1° giugno con Elena Bianchini Braglia, che è nel giorno della nascita dell'ultimo duca de facto austro-estense Francesco V, ci parlerà dell'uomo. Infatti, il titolo porta Francesco V, l'uomo oltre il duca. Ci parlerà proprio dell'uomo Francesco Ferdinando Geminiano, non del duca come lo conosciamo. Ed inoltre faremo un piccolo pensiero perché un po' più avanti, il 10 giugno 1859, causa il risorgimento italiano, vedremo in questo giorno, il 10 giugno 1859, vedrà l'andata via da Modena per evitare una guerra sanguinosa del duca Francesco V e quindi l'esilio definitivo è il termine definitivo di quello che era il ducato estense. Ringrazio ancora Michela per la grande sapienza e le sue notizie che ci ha dato e vi saluto, metto la sigla e prossimamente.